Ragazzi, ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Sono in compagnia di Bebbo in questa nuova modalità che presenta per la prima volta l'Infinity Ward. Comunque sia Extinction, ragazzi, estinzione. Farò una partitina insieme a Bebbo per vedere un pochettino questa modalità, se è paragonabile, anzi io l'ho già provata, ragazzi, anche Bebbo l'ha già provata e non è per niente paragonabile alla modalità zombie di Call of Duty Black Ops 2. Comunque sia tutte le modalità che ha fatto la Treyarch di zombie, però ragazzi la proviamo comunque per farvela vedere, per farvi avere un'idea se dovete comprare Call of Duty Ghost per la modalità estinzione, così in modo da farvi chiarire un pochettino le idee su questa nuova modalità che ha creato. Andiamo su partita personalizzata, andiamo su a pronto, metti pronto Bebux, ok, avvia partita e partiamo subito. Eccoci ragazzi, siamo qui su Point of Contact, che sarebbe quello, cioè 2 settimane dopo l'attacco Odin, se non ricordo male. Adesso ragazzi, questo ci dovrebbe lasciare la trivella, eccola qui la trivella ragazzi. La trivella dobbiamo prenderla, ovviamente, eccolo Bebux. Prendiamo la trivella ragazzi, dobbiamo prenderla, portarla vicino a un alveare, vedete, questo è un alveare. La piazzate qui dove vi dice di piazzarla e da qui incomincerà a trapanare questo cazzo di... di cosa, di come si chiama, di questo alveare di merda. E arriveranno ovviamente queste merdine. Queste merdine rosse. Le vedete ragazzi? Queste merdine rosse. E ovviamente per ognuna di queste merdine che uccidete ci saranno anche le sfide, ragazzi. Adesso non so che sfida ci sia, però tranquillo, tranquillo. A me sembra molto più semplice della modalità zombie, ragazzi. Però vi diamo una chiara idea di come funziona un po' tutto. Le alveari ragazzi, più andrete avanti più troverete alveari difficili da buttare giù. Ad esempio questo ragazzi ci è voluto veramente poco per distruggerlo, ma è uno dei primi e quindi è semplicissimo. Adesso Bebux, uccidilo che c'è dietro, perfetto. Adesso ragazzi andiamo subito sul secondo alveare, questo è già distrutto. Andiamo su questo, che dici? Ah, smetti di portarti taniche di gas. Allora mettiamola qui ragazzi e partiamo col secondo round. Ragazzi, allora trovate anche, adesso esaminiamo, trovate roba da esaminare, che ad esempio questo è un bengala e non so che cazzo serva ancora ragazzi, l'ho preso prima e l'ho preso l'altra volta e non capivo che cazzo servisse. Comunque sia, troverete anche delle cose per terra tipo queste, vedete ragazzi, esaminate e magari trovate soldi. Questa ad esempio è per elettrificare il recinto, per uccidere gli alieni. Qui trovate il Vector ad esempio, prendete il Vector ragazzi, che è un'ottima arma, veramente buonissima. Bebux, prendila pure. Giù come potete vedere ci sono le sfide, mantiene la precisione di tiro almeno al 75% fino alla distruzione dell'alveare ragazzi. Cioè sono varie... oh, che cazzo. Ci sono le sfide ragazzi, ci sono le armi da trovare per terra, ci sono queste merdine qui che ovviamente ragazzi, quelli che state vedendo voi sono i primari. Che cazzo? Ha fatto esplodere il... che cazzo è questa cosa che sta sparando? Sono io, trovate in pratica degli occhiali. Ah ok, ok. Dove fa sparare i mini. Muori, merda schifosa. Quindi ragazzi trovate varie cose e voi ovviamente siete più resistenti anche del... cioè siete più resistenti ai zombie, cioè che non resistite, non è che vi danno un colpo, vi danno un altro colpo, è rotto il cazzo tu. Oh, babbo, ce li prendiamo come animali domestici questi cazzo di alieni. Sì, ne voglio uno in casa. Ne voglio anche uno in casa, però voglio lo scorpione. È più bellino, c'ha la codina. E quindi ragazzi dovete distruggere gli alveari, questo è il vostro obiettivo, dovrebbe essere il vostro unico obiettivo, distruggere tutti gli alveari. Adesso ragazzi, questi qua vi sto dicendo sono piccolini. Adesso lo vedete quello lì in fondo? Quello lì in fondo è grandissimo e dovete distruggerlo ad esempio con la con l'elicottero, non più con la trivella ma con l'elicottero. Vi dico sempre di esplorare perfettamente la mappa, perché c'è bisogno di esplorare la mappa, perché troverete molte armi. Mi son cagato, cazzo! Troverete armi, troverete queste cazzo di taniche di propano. Salirete di grado ovviamente, sbloccherete varie cose. Che cazzo? Mi voleva attendere una trappola con la merdina. Bebux, prendiamo il... prendiamo il coso, prendiamo il... trivella e distruggiamo questo, ok? Vai. E quindi ragazzi, boh, secondo me diventa un po' troppo monotono e non è molto frenetico come gioco questa modalità, ragazzi. Perché comunque sia, non vi divertirete a distruggere questi... questi alveari, perché... comunque, i zombie, sì,
gli alieni sono molto rincoglioniti fino a questi livelli, a questi livelli bassi. Poi quando incomincerete ad arrivare a livelli alti troverete degli alieni che sono veramente cazzuti e direte, ma porca puttana, come cazzo li faccio a distruggere tutti quanti? Sono veramente tosti. Però ragazzi, anche le armi dovete godere sempre, risparmiate soldi. Tenetevi sempre tanti soldi, Cristo, questa merda di alieno. Tenetevi sempre i soldi che sono utilissimi per sopravvivere, per comprarvi armi, per chiamare l'unico come modo per sopravvivere. Esatto, magari è proprio l'unico modo per sopravvivere, ragazzi, tenere i soldi. Perché come potete vedere giù a destra, io ad esempio posso chiamare la torretta, posso chiamare le munizioni, posso chiamare gli EMS, posso chiamare la modalità quella che non mi ricordo come si chiama, cos'era, l'Odino, la storia che sul multiplayer vedete attraverso i muri, ragazzi. Io ad esempio sto utilizzando quella modalità col bonus, ma non serve un cazzo, devo essere sincero. Hai rotto i coglioni tu! Minchia, bisogna mettergli il guinzaglio. Quindi ragazzi, io vi consiglio sempre di tenervi molti soldi da parte. Perché adesso andiamo un pochettino avanti, raga. E vedrete anche i vari Cristo, questi coglioni. Non rompere i coglioni. Finite? Le metti tu o vuoi che prendiamo altre cose? Sei giallo, ti vedo giallo. Mettile tu. Asaga, le metto un attimo. Ok, le ho prese. Prenditele pure anche tu. E quindi ragazzi, consiglio sempre di tenere soldi da parte. Hai rotto i coglioni, basta. Oh. Consiglio sempre di potenziare tutto, cioè di oltre di potenziare, di tenere sempre i soldini. Vai, accendi tu, che ti proteggo allora. Dai, distrutto anche, vai, andiamo dai. Ma cos'è la trivella indistruttibile che non si distrugge mai. Bellissima sta cosa. Piano piano si cresce. Uccidi 10 alieni con la torretta prima che l'alveare venga distrutto. Con la torretta. Bebux. Ah, ragazzi, un'altra cosa che mi stavo scordando di dirvi è che per terra potete trovare anche delle sì, fidati che spendo soldi. Potete trovare anche degli accessori per le armi. Mirini, impugnature. Hai trovato un mirino olografico, ok. Ad esempio, lui ha trovato un mirino olografico, ragazzi. Io posso trovare. Che cazzo, ma danneggiano tutto questi coglioni. Di bam. Cos'è sta cosa? Ah, tranquillo. Minchia, ancora! Basta, lasciatemi i coglioni in pace, brutti stronzi. Ma dai, avete rotto il cazzo. Vai, riparati, proteggo. Senza munizioni. C'è scritto esaminare. Mininoaco. Oh, tranquilla. Aspetta le munizioni. Aspetta, sì, aspetta le munizioni, va. Che questa pistolina non gli fa più un cazzo. Vai, vai a prendere. Dove sono? Ecco. Ma non le prende sto coglione. Oh! Piano. No, munizioni usate. Munizioni usate. E mi ha riempito sai cosa? La pistola. Che tristezza questa cosa, veramente. Ragazzi, quindi vi ho spiegato un pochettino com'è il gioco. Alla fine è così, è semplice, è una minchiata. Vabbè. Voi vi accorgerete presto che vi annoierà dopo un po' questa cosa. Io sinceramente ve lo sto facendo vedere perché molti di voi mi hanno chiesto se ne vale la pena se ne vale la pena di comprare questo Call of Duty Ghost per vedere anche questa modalità estinzione. Io sinceramente dico sì, è bellina, però dopo un po', ragazzi, fidatevi, diventa monotona come cosa e vi annoierà un bel po'. Quindi ragazzi, pensateci bene prima di acquistare il gioco, se dovete acquistarlo per la modalità estinzione. Altrimenti neanche acquistatelo. Se dovete invece acquistarlo per la modalità multiplayer, io ve la consiglio perché è veramente divertente. Devo essere sincero, mi sono anche con una buona connessione. Ovviamente è vero, perché anche questo problema della connessione, ragazzi, c'è un problema proprio della connessione. Il fatto che c'è la gente che diventa un blocchetto di metallo, diventa come sfidare Iron Man, ragazzi. E purtroppo questa cosa l'ha rovinata. Secondo me, a causa della connessione, degli avversari che sono abbastanza connessionati, perché non sono ancora server dedicati come per l'Xbox One, è un problema. Perché il problema della connessione è che se uno gira a 20 mega, vede prima tutta la, diciamo che
vi dovrebbe vedere prima nel multiplayer, vi riesce a vedere prima, riesce a spararvi prima e vi spacca il culo. È normale questa cosa, Aspetta, voglio infatti. vedere una cosa. Vai, narra, narra. Aspetta. Girati. Dov'è? Guarda che belle munizioni. Ma che cazzo di... No, non sprecarle però. Quindi ragazzi, capite? Scorpioni. Ah, mica, scorpioni, eccoli qui ragazzi. Questi sono già degli alieni un pochettino più forti. Però, ragazzi, questi sono un paio dei più forti. Neanche tanto. Perché andrete avanti e troverete ancora più forti di questi. Cioè, ne troverete ancora più forti. Per prendere la trivella, no, ficcatela nel culo, la trivella. Poi ovviamente sono queste merdine che vi rompono il cazzo. Cos'è? Ah, ok, l'IMS, il multiplayer. Piccole scimmie, sono ragazzi, alieni scimmia si chiamano. Tagliare la coda, tagliare la coda! Tagliare la coda! Dai! Allora, dovete difendere anche l'elicottero qui, dovete uccidere gli scorpioni e difendere l'elicotterino. Che hai rotto il cazzo tu? Piazza munizioni, zio! Adesso devastiamo questo Scorpioni. alveare. Oh, scorpioni di merda, dove siete? Dove sono? Dove sono che non li vedo? Eccoli. Anche io, eccoli. Sono sul tetto, sono lì sopra, sono lì sopra. Non è che dove cazzo è? Dai, Cristo, ma che cazzo stanno facendo? Attento, zio, attento, 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 attento. Poi ragazzi, abbiamo creato anche un clan. Come sapete, questi sono i clan su Ghost. I clan sono formati da 4 persone perché dal 25 novembre ci saranno le clan war, ragazzi. Quindi con le clan. Distruggi lo scorpione, distruggi lo scorpione che stiamo a chiamare l'elicottero. Che l'elicottero se ne va via, scusami. Quindi ragazzi, adesso che ci sarà questa. Saranno queste clan war, ragazzi. Io devo arruolare altri due membri perché siamo io e Bebbo. Ovviamente ragazzi non arruolo chiunque perché mi serve gente veramente forte che sappia giocare bene di squadra, ragazzi, che sappia fare il culo alle altre persone. Avete rotto i coglioni voi merdine. Ah, è questo scorpione di merda che stava sparando il suo acido. Quindi ragazzi, se siete interessati scrivetemelo giù nei commenti e io sarò vi farò vi cercherò di contattarvi in qualsiasi modo, cioè cercherò di farvi un provino per provare a vedere cioè, se siete all'altezza, ragazzi. Non per dire che non tutti siete all'altezza, ragazzi. Ma mi servirebbe veramente gente forte che sappia giocare di squadra. Io sono da poco, diciamo, nell'ambito della squadra. Perché io sapete come gioco. Gioco in tutti contro tutti, ragazzi. E quindi. Rotto il cazzo. E quindi sapete che giocando un pochettino di squadra mi sto abituando adesso a questo modo, questa modalità. Vorrei creare un clan che sia forte abbastanza da poter competere magari con altri clan che tutti voi si conoscete ovviamente, di importanza mondiale, di importanza europea, eccetera, anche italiana ragazzi, per non parlare di quelli italiani perché sono veramente forti. A me me ne viene in mente uno che sono gli Infernus, sono veramente delle bestie ragazzi. Io non mi voglio paragonare manco per idea a loro perché loro... Oh, guarda questo tipo che esplode, l'ho visto qua rosso. Stai attento che ti esplode in testa quella cosa, ti devasta. Ah, zio, c'è un'arma qui sopra, prenditela che è una bestia, qui sopra, guarda. Vai a prenderla, io ho preso la trivella. Prenditela, è una figata, te lo do per certo che è una bestia. Vai. Perché adesso ne arrivano un quintale, zio? Costa 3000 e ne arrivano un quintale. Cercati le varie accessori se ti servono. Bella quest'arma. Lo so, è una bestia. Ed è Semtex, ok. Quindi, ragazzi... Se siete interessati a questa storia del clan, ditemelo pure. Io sono sempre disponibile. Scrivetemelo per messaggio privato. Altrimenti scrivetelo nel mio profilo. Se, sul mio profilo Xbox Live Cure93. Io rispondo ai messaggi tanto. Se mi scrivete che è per questo, se mi scrivete che è per la clan war, comunque sia per il clan, siete interessati. Io ovviamente arruolerò. Chi cazzo, porca puttana, sono 50.000. Vieni Oh, cazzo, cazzo, mi stanno ammazzando. qui da me. Quindi ragazzi, se siete interessati, contattatemi pure. Porca puttana, mi stanno spaccando il culo. Mi alza che questi qua che c'ho dietro. Ok, perfetto. Se siete interessati, contattatemi pure. Io cercherò di rispondervi il prima possibile. E niente, ragazzi. Quindi continuiamo un pochettino questa battaglia contro gli alieni, queste merdine. Fuori dal cazzo, fuori dal cazzo, va.
Dai, cerchiamo di ammazzare un pochettino di alieni ora. Concentriamoci principalmente sul gioco, ragazzi, visto che vi ho spiegato tutte le dinamiche del gioco. Adesso, raga, sapete che ci sono... Oh, ancora? Ma che cazzo? Vai. Bam! Grande. Ho trovato un trofeo. Un trofeo? Yeah. Ma non so, che cazzo, non so che cazzo possa servire in questo momento. Gli alieni ti possono lanciare le granate. Sì, no, ti lanciano proiettili, ti sparano frecce. Flashbang, esatto, le flashbang. Ah, comunque sì, ragazzi, voglio dirvi un'altra cosa. La storia la sto giocando, è veramente simpatica, veramente bella, devo essere sincero. Mi sta divertendo molto. Ok, ho trovato delle munizioni stordenti, Bebux. Bravo, bravo, bravo. Ho provato la storia, ragazzi, non fatevi ingannare dall'inizio perché è veramente noioso, soporifero. Ma se andate avanti, ragazzi, è veramente una figata. Oh, che cazzo sei tu? Minchia, un rinoceronte! È un rinoceronte! Porca puttana! Vai, vai, metti. Che le piglio, che mi servono anche a me. Sento rumori brutti che non mi piacciono. Ancora! A rottura di coglione si scorpione. Ok. Come potete vedere, ragazzi, pian piano variano anche tutti i questi mostriciattoli, questi alieni. Stanno cambiando. Stanno diventando sempre più... guardate questo. Ah, questo è più carino. Ci sono anche quel cazzo di rinoceronti, sono scorpioni. Una cosa, sono diventati più lenti, o sbaglio? No, dipende, perché se ti stanno... guarda, ce n'è uno dietro, attento, zio, proteggiti. Mi servirebbe un cazzo di mirino per quest'arma. Devo cercare qualcosa da mettere. Ok, è risultato di livello, risultato di livello. Prendo il coso e andiamo avanti, va bene? Vieni con me che piazziamo... Ah, non posso... Oh, mi stanno scollando! Ok, te l'ho ucciso, vai. Vieni. E andiamo. Lo vedo anch'io. Questo è piccolino, quindi dovrebbe distruggerlo subito. Abbiamo anche una torretta, quindi siamo qui. Ok. Ma devi pagarla tanto, lo sai, vero? Sì. Sì, devi pagarla. Vai, prendi allora. Cerco di proteggerti le spalle, io, zio. Ah, guarda che scendono anche i meteoriti, perché scendono dai meteoriti gli alieni, quindi ti arrivano anche dalle spalle, mi sa. Comunque questa idea, se fosse stata un pochettino approfondita... solo 300 proiettili. Vabbè, non sprecarli allora, cerca di ammazzare gli zombie, cioè questi mostriciattoli di merda. Perché adesso ci sono anche gli scorpioni, zio. Ci sono anche gli scorpioni, quindi stai attento. Oh, che cazzo fai? Zio, ce n'è uno! Zio, ce n'è uno grande! L'ho appena ucciso. Non gira, ok, andiamocene via. Io devo prendere un po' di munizioni. Ma che cazzo si sta inculando la torre? Guarda, oh, stronzo. Ma si sta inchiappettando la trivella, quel cazzo di alieno. Allora, dai. Allora, cerchiamo di difenderla ancora un po'. E ce la stiamo facendo, zio. Vai, continua così. No, ho sbagliato. Ok, mettiamo un pochettino di abilità. Ok, ho potenziato un pochettino tutto. Che cazzo? Le vedi queste cose? Stanno cadendo. Mi sa che stanno cadendo i meteoriti. Sì, lo vedi che sono i meteoriti. C'erano gli alieni. Tanto che c'erano alieni. Quindi ne arrivano ancora di più adesso. Quest'arma è una bestia, però. Cambiati, hai visto? Andiamo, questi cosi che esplodono. Senti questi rossi che esplodono. Mamma mia. Guarda questo gigante. Attento a questo gigante. Ok, l'abbiamo ucciso. Perfetto, perfetto. Adesso. Ancora? Ma dai, ma smetti di inchiappettarla, questa cazzo di... la sta inculando, mamma mia. Cazzo. Stiamo approfondendo con gli alieni, ragazzi. Stiamo conoscendo la loro natura, ragazzi. Che alla fine non è che vogliono distruggere la torretta, la vogliono inchiappettare perché il movimento li sta persuadendo. Il movimento della trivella li sta persuadendo. Capiscono che è un meccanismo a loro che gli appartiene. Devi morire, brutto stronzo, hai capito? Ancora meteoriti, adesso dovrebbero arrivare da dietro, infatti. Sicuramente arrivano da dietro, ok. Preparati che ne stanno arrivando altri. Ma l'hai spostato tu il sistema trofi? Sì, l'ho preso io. Ma porca puttana, queste merdine. Queste merdine stanno esplodendo. Ah, bello, il meteorite esplode così. Fantastico. Epico il meteorite. Si fa... ah, bello. Minchia! Minchia, bellissimo come scompaiono i meteoriti. Ma che cazzo stanno pulsando? Guarda questi cazzo di alveari, stanno pulsando! Sì, questo è speciale. Si stanno agitando!
Ah, ecco gli scorpioni, non li ho visti, qua. Morite, brutti stronzi. Ah, ragazzi, zio, porto, lancio un pochettino di munizioni che... Oh, sono pieno di soldi, ok? Prendetele pure, così ci abbiamo... Più che altro possiamo arrivare fino a 6.000, ragazzi, di soldi. A livello danneggiata. Aspetta che dobbiamo ripararla, un attimo. Cristo, sono queste cose che esplodono, cazzo! Sono mezzo morto, zio, sono mezzo morto. Ok, abbiamo distrutto la trivella, grande. Ok, sono morto. Sono quasi morto, zio. Sto scappando io. Mi sono morto, zio. Scappa via, fatti un giro. Io ti li uccido, quelli che c'ho intorno te li uccido, perché è veramente un casino qui. Sono morto. Fanculo, ragazzi, una merda. Abbiamo fatto i più buoni. Lo so, quelli che esplodono, ragazzi, vi devastano. È una cosa allucinante, però ci siamo divertiti, devo essere sincero. È che dovete arrivare a questi round, ragazzi, dovete arrivare sino al... Cioè, sino al... più o meno al... alla città, almeno. Se non arrivate alla città, neanche vi divertite, perché è veramente una cagata. Comunque sì, ragazzi, da Cura 93, Bebo 92 è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Spero che vi siete fatti un'idea di questo gioco, di questa modalità estinzione, ragazzi. Non, a mio parere, non è neanche da mettere a paragone con la modalità zombie, perché alla fin fine zombie ha una sua storia. Da World at War, no, da World at War non c'era una storia, da Black Ops 1 c'è stata una storia intensa che è veramente finita su Black Ops 2 ed è stata veramente epica, ragazzi. Chissà cosa ci aspetterà nel prossimo capitolo della Treyarch, non lo sappiamo, ma spero che sia qualcosa di bellissimo. E niente, ragazzi, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il mio video. Da Cure 93 e Bebo 92 è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao raga!